Chirillo, quest'anno la Roma ha cambiato tre volte squadra. Credo che sia stato questo il problema principale, perché come diceva Trovato, non è facile trovare l'equilibrio oppure giocatori nuovi che arrivano a dicembre adattarsi facilmente e subito, soprattutto alle idee dell'allenatore oppure comunque proprio come gruppo, come tra di noi nello spogliatoio. Ecco. Diciamo che nell'ultimo mese ci siamo un po' più ritrovati, peccato che però i risultati stentano ad arrivare, quindi moralmente non è facile gestire tutta la situazione. E andiamo subito a vedere come è andata la gara dell'Agropoli sul campo del Francavilla Sinni, grazie alla Siridide per le immagini che ci hanno concesso. Antonio, un buon avvio dell'Agropoli, poi che è successo? Come sempre, Sergio, gli episodi non sono a nostro favore. Ecco. Siamo partiti molto bene, giocando 30-35 minuti alla grande. Abbiamo sfiorato due volte il gol, si vedrà adesso, ecco, con Rekik, e dopo con Capozzoli. Poi c'è stata un'ingenuità, diciamo, difensiva. Abbiamo subito gol sul rigore. E niente, sono le nostre classiche partite dove giochiamo bene, però non riusciamo mai a raccogliere i punti, e appena loro si affacciano dalle nostre parti ci puniscono. Tu non hai giocato perché hai avuto un risentimento. Sì, domenica scorsa contro l'Ercolano ho avuto un problema muscolare e spero di aver recuperato e di riuscire ad esserci per domenica. Dunque, rigore per il Francavilla Sinni fatto da Ferrara, rigore inutile, francamente, dopo che Capozzoli con Rekik aveva sbagliato il calcio di rigore, fra l'altro in vantaggio con Aleksic, che è un ottimo giocatore. Pure dopo il gol però la Roma ricolla. Che succede, Antonio? No, Sergio, devo dire la verità, il secondo tempo c'è stato negato un rigore su Donato, su Capozzoli, dove magari la partita si poteva riaprire. E poi dopo quel rigore non dato, la partita si è un po' innervosita e su una ripartenza abbiamo subito la terza rete. Però qui non si vede, non la fanno vedere l'occasione del rigore. Addirittura ha fischiato, neanche simulazione, ha fischiato fallo contro, ma ti posso dire tranquillamente che era rigore. Ti credo perfettamente, ci mancherebbe. Poi sì, qui l'errore di Gagliardo, il 3-0 del Francavilla Sinni, un risultato però, come era successo con l'Ercolano, abbastanza bugiardo, dico bene. Sì, te l'ho detto, c'è stato l'approccio giusto alla gara, siamo partiti concentrati, volevamo ottenere il risultato. Purtroppo le occasioni, non siamo bravi a sfruttare le occasioni che ci capitano, e invece loro appena arrivano dalla nostra parte ci puniscono. Vogliamo rivedere un po' i gol di Chirillo, alcuni dei gol di Chirillo di quest'anno. Qual è quello che preferisci di più? Quello che Come preferisco, penso proprio quello che la gente bellezza. sa. Per tutto, per bellezza, perché venivamo da una situazione particolare, erano fondamentali 3 punti, era una partita sentitissima, c'erano i tifosi al campo e è stata un'emozione bellissima. Ecco, il tridente che funzionava così tanto nel giro di andata si è un po' bloccato, questo è il gol con la Gemsa. Si è un po' bloccato nel girone di ritorno. Cosa è successo? Sergio, penso che i problemi non sono da ritrovare nel tridente d'attacco. Credo che ci sia alle spalle tante 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 cose societarie, spogliatoio, ambiente, che non hanno aiutato la squadra e di conseguenza i risultati. Non è facile vivere le settimane anche nonostante continue sconfitte, continui parti vittorie che non arrivano. Psicologicamente non è facile tutto questo. Però dalla parte nostra abbiamo la possibilità ancora di recuperare il margine che c'è e fino alla fine ci dobbiamo credere. Avevi mai vissuto una situazione del genere? Così in basso no, ho giocato una finale play-out quando ero al tutto cuoio e l'ho anche vinta, quindi spero si possa ripetere. Quindi stai sperando appunto. Però vedo che nei tuoi gol c'è sempre l'impeccato di Capozzoli o di Tibboni. Per cui è un tridente questo che. No, io mi trovo benissimo con i miei due compagni di reparto. Christian è molto bravo nel gioco di sponda, magari ecco, gli viene detto che segna poco, però lui fa un gran lavoro per la squadra, lotta ogni domenica. E Donato, ecco, come in questa azione, è bravo nell'uno contro uno, supera l'uomo e
mette dei grandi, dei bei cross. Io ecco, mi sono trovato bene sin da subito con loro e spero che insieme a loro riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Rammarico più forte di quest'anno. Forse alla fine dell'anno ce l'avrò, Sergio. Alla fine dell'anno. Io credo invece la partita con l'Ercolano, quando hai colpito 2 volte i pali. Lì è stato proprio. Ammazzato, dici? Sì, può darsi. Perché non hai giocato una grande partita, però si sei fatto No, trovare. non stavo bene fisicamente, però ho stretto i denti, sapevo che ero a rischio. Ci tenevo perché quella era una partita, secondo me, fondamentale per la nostra salvezza. La sorte mi è girata anche contro, ecco, ci è girata contro. Speriamo di recuperare domenica. Trovato, la Serie D perde una protagonista campana, proprio. Speriamo di no, perché è una squadra comunque una piazza importante, no? Pure composta da ottimi calciatori, però molto spesso anche la società deve dare la giusta tranquillità ai calciatori, perché se non c'è, diciamo così, una società che li ovatta, tra virgolette, è normale che poi non si riesce con i risultati, pure perché comunque avevano disputato un buon, diciamo così, girone d'andata, però anche la società, diciamo così, deve stare più vicino a questi ragazzi in modo tale da dargli la tranquillità giusta che a volte inconsciamente nel preparare la settimana ti ritrovi poi la domenica ad andare in campo non con quella mentalità che invece è giusto avere. Diva, mi fa piacere l'atteggiamento di Antonio, che ha detto, vabbè, nei prossimi 2 partite magari facciamo 6 punti, accorciamo, questo è lo spirito che si deve avere. E l'altra cosa invece negativa è che lui, nella frase che ha detto all'inizio, noi approcciamo bene, giochiamo bene, al primo errore ci puniscono. Questi sono i tipici, tra Segnali. virgolette, segnali, però sta a voi, diciamo, invertire la tendenza. Quella però invece che io non avevo visto in partite come il Nardò, quella che avete perso 4-5-0, che al primo gol già mollavate di testa, di ciò che l'abbiamo persa. Perché in quel periodo è successo quel tipo di situazione? Non venivamo dalla vittoria con la Gelbison, non mi ricordo bene quel periodo, Ti perché ricordo. vincemmo il derby e subito dopo 3 giorni siamo dovuti andare a Picerno. Noi non ci siamo neanche riusciti a godere quella vittoria. Cioè noi venivamo da un periodo negativo, vittoria con la Gelbison, dopo 3 giorni partita a Picerno, perdi 4-0, vai a Nardò, perdi 5-0. Credo che quello sia stato il periodo peggiore e mentalmente non siamo stati bravi a saper reagire. Questo dovuto anche al fatto, secondo me, che siamo una squadra molto giovane e all'interno del gruppo non ci sono, io forse sono uno dei più grandi, il secondo più grande, quindi ti lascio immaginare. E ci stiamo provando in tutti i modi a cercare a trasmettere una mentalità positiva, atteggiamenti giusti, però Carlo. Dai, 6 punti, dai, passiamo. Pippo, poi domenica arriva il Ciampino. Cosa ti senti di dire ai tifosi, alla città? Di sostenerci, di venire al campo, anche se so che è difficile perché i risultati e le prestazioni non sono state quelle positive, la situazione di classifica è quella che è. Però come ci crediamo Non ha noi, quella funzionato. piccola speranza che abbiamo ancora noi, spero ce l'abbiano anche loro e magari domenica vengono al campo e riusciamo ad ottenere i primi 3 punti per avvicinarci, un piccolo passo verso questi playout. Fammi dire una cosa, cioè la faccia nei primi piani di Antonio è incredibile, perché lui è uno che se ne potrebbe anche, non voglio dire lavare le mani, lui ha fatto 13 gol, sta tranquillo che la squadra l'anno prossimo la trova e forse anche di categorie. Non l'ho Però fatti per la questo. faccia affranta, no, nel senso di uno che si dispiace veramente nella situazione e vorrebbe veramente salvare la Coroa appigliandosi alle prossime 2 partite che fa 6 punti, io gli auguro tanto di farla, anche perché l'Acropoli è ancora nel mio cuore. Chirillo, rimane nel 2021, quando ci saranno i 100 anni di festeggiare dell'Acropoli, una sua immagine storica, quella che piange sulla panchina. Avete preso uno che ha fatto 13 gol, uno più bello dell'altro, tu metti l'immagine che piange. Ma quella è lì il personaggio. Avete Il fatto. personaggio è quello. Ma io te l'ho detto. Allora non mi hai ascoltato. Elia, Due secondi fa ti ho lo dobbiamo detto bacchettare sempre. Che hanno fatto un primo piano e lui si dispiace veramente. Ho detto la stessa cosa che hai detto tu. E lui se ne potrebbe, non dico lavare le mani, perché è un professionista, però ho detto io ho fatto 13 gol. Però lui invece è dispiaciuto di questa situazione e si appiglia a quest'ultima speranza che io coltivo insieme a lui di fare 6 punti nelle prossime 2 gare, accorciare in classifica e giocarsi a una salvezza del miracoloso di cui l'80% Ma secondo andrebbe. me Chirillo poi al di là di questo rappresenta la faccia pulita Sì, di una non categoria qui so. Ma tu l'hai rappresentata visto il gol? anche da Antonio Trovato.